Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi volevo vedere con voi i miei 5 o 6 assalti settimanali. Ok, oggi volevo andare a provare a fare un attacco con il Golem. Questo è l'esercito che vorrei provare. Ok, e direi, visto che la cava di Golem è già sotto attacco, di andare con l'officina del costruttore. Ragazzi, andiamo con il primo assalto di giornata. Quindi vediamo un po'. Vediamo un po'. Abbiamo tutte le truppe maxate, signori. Quindi abbiamo tutte le carte in regola per fare un attacco discreto. Quindi io direi di provare, scusatemi, ok, a partire da qua sotto con il nostro Iper Golem, raga. Ok. Ci metto anche un mago, però mi viene distrutto alquanto velocemente. Ok, mettiamoci una furia, voilà. Ok, vediamo un po'. Qui ho messo una pozione anche fulmine, ma non servirà a nulla. E la vado a mettere qua. Che pace. Ragazzi, vediamo quanto riusciamo a fare con il nostro super golem. È devastante comunque, c'ha una vita incredibile. Bisogna trovare l'esercito corretto per aiutarlo nella demolizione totale. Comunque siamo a un 20%, devo dire che al momento stiamo facendo ancora abbastanza schifo. Stiamo facendo ancora abbastanza schifo, quindi Super Golem, ti prego di muoverti. A questo punto non so neanche io se metterci la furia, ma forse non ha neanche così tanto senso. Ci mettiamo il nostro Super Mago. Qui abbiamo la Tesla che dà fastidio. Allora, non abbiamo più nessuna truppa di supporto per il Golem, quindi questo è sicuramente un problema perché adesso è alquanto lento. È alquanto lento. Però vediamo quanto riusciamo a fare ancora perché è a un terzo di vita, quindi non male. Non male. E poi se va verso queste strutture qui andiamo a metterci la furia immediatamente. Ok, quindi qua ci andiamo a mettere la furia, tanto con la sua lentezza incredibile, ragazzi. E poi vediamo se riusciamo a demolirlo tutto con il successivo attacco, anche se ho un po' i miei dubbi, però ci proviamo. Quindi andiamo a metterci la furia, ragazzi, assolutamente. Golem, ti prego, muoviti, entra. Arco X là, non lo vuoi far fuori? Bene, abbiamo messo giù anche la furia. Male. E vabbè. Ragazzi, abbiamo fatto un 41. Vediamo se riusciamo a fare un po' di più. 42. E va bene. Ragazzi, 42 per 3500 medaglie. Tutto sommato, neanche malissimo. Neanche malissimo. Quindi ragazzi, andiamo immediatamente con il secondo assalto e vamos, io ci metto un'altra fulmine qua che così intanto demoliamo un po'. Qua ci mettiamo subito il nostro golem. Ok. Io direi di metterci anche una furia. Ok. Qua ci mettiamo un mago, vediamo. Molto bene, direi. I barbari li teniamo per dopo a questo punto, quando servono un po' per fare pulizia vicino a alcune strutture, perché altrimenti il golem è veramente molto molto lento. Ok, io direi che si può provare anche a metterci un mago qui.
Qua ci mettiamo la furia, ragazzi. Qua ci mettiamo un altro maghetto. Buttiamo giù quel mega arco X lì che sta dando parecchio fastidio. Peccato perché sicuramente non riusciamo a fare le 3 stelle. E quindi mi toccherà utilizzare un altro attacco per portare via pochissime medaglie. Questo mi dà un po' fastidio, ovviamente. Ok, mettiamoci un altro mago. Però tutto sommato non è male per far medaglie, ragazzi. Perché anche in questo attacco qui ne abbiamo fatte parecchie, adesso non so quante. Ok. E abbiamo ancora un minuto. Vabbè, ragazzi, vi consiglio di accelerare il video perché qua il golem ha le sue tempistiche ed è abbastanza imbarazzante. Ok. Però guardate quanto figo è sto golem qua, ragazzi. Devo dire che occupa effettivamente molto, perché 160 di spazio richiesto è una cosa incredibile. Però fa parecchio il suo lavoro, devo dire. Cioè, con un colpo butta giù qualsiasi struttura, quindi è pazzesco. Pazzesco veramente. E va bene, dai. Se non fosse stato per il tempo, forse qualche chance. No, beh, sarebbe morto lo stesso. Sarebbe molto morto lo stesso. Io direi che buttiamo giù la difesa aerea qui e terminiamo. E terminiamo. Quindi abbiamo fatto praticamente 5.000 medaglie. Quindi buonissimo, devo dire molto buono. Sono costretto a questo punto ad andare a completare l'attacco per andarmi a guadagnare il sesto, o a meno che lo lasciamo lì e facciamo i maledetti. Proviamo a fare i maledetti e andiamo su un altro villaggio, però non so se mantenere ancora lo stesso esercito, perché qui adesso con le torri infernali si fa sicuramente più difficile la cosa. E beh, punta dragone proprio non sono in grado di farla. Cioè, sì, anche sì, però vorrei continuare a utilizzare il golem. Vabbè, ragazzi, intanto andiamo a chiudere, dai. Andiamo a chiudere questo. E ma sì, teniamo anche lo stesso esercito. Andiamo a chiuderlo in velocità. E andiamo. Quindi buttiamo già tutte le truppe che tanto, voglio dire, possiamo anche abbondare. E qui l'abbiamo praticamente già distrutto. Molto bene. Ok. Detto questo, ragazzi, adesso mi studio un attimo l'esercito e poi andiamo su Laguna delle Mongolfiere. Eccoci qui, ragazzi. Ho cambiato esercito perché il golem sarebbe stato alquanto sprecato probabilmente per questo attacco qui. E mi sono messo un esercito volante. E quindi io direi di provare ad attaccare da questa parte qui e poi vedere se le nostre truppe puntano verso il centro. Vediamo un po' quello che succede, ragazzi. Quindi direi di andare e vediamo un po'. Quindi io direi, tanto ci mettiamo la nostra bella nave. Qua ci possiamo mettere anche degli sgherri. Ok. Tanto poi là di difese non ce ne sono più, quindi la nostra nave in teoria dovrebbe virare verso il centro del villaggio. Vediamo un po' se è vero. Vediamo un po' se è vero. Mettiamoci anche degli sgherri qua che vanno ad aiutare. Ok.
ed è così. Quindi io direi di metterci anche queste qua, ragazzi, e ci mettiamo anche il nostro super drago qua. Io direi di andare a scuriare e andiamo con un po' di mongolfiere. Mamma mia, la nave è praticamente morta, puttana miseria. Ok, facciamo fuori anche la torre infernale, ragazzi, dai, 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 molto bene. Pensavo di farlo un po' meglio questo attacco, e non è stato un granché, devo dire. Non è stato un granché. Quante medaglie siamo riusciti a fare? Vediamo. Chi è che c'è ancora di più? Uno scheletro. Va bene. 3007, niente di che. Però io direi di riprovare con questa strategia qua, ragazzi. Quindi, vamos. Penultimo attacco. E io direi che si può andare a mettere le due pozioni, le andiamo a mettere qua così. E questa volta partiamo da qua invece. Ok, andiamo a scuriare qua. Dai, buttiamo giù la torre infernale, ragazzi, vi prego. Molto bene. Molto bene. Qua ci mettiamo gli sgherri. E qua pure. Beh, ragazzi, devo dire che anche in questo caso qui non riusciamo a fare le tre stelle, ma ci andiamo molto vicini, eh. Ci andiamo molto molto vicini. Infatti mi dà un po' fastidio andare a chiuderlo, e molto probabilmente non lo vado a chiudere, visto che sono andato a chiudere anche prima una base che veramente gli mancava molto molto poco. Abbiamo preso solo 1800 medaglie. Però, oddio, ma vediamo se... Anche perché ci sono poche difese che puntano le aeree, quindi abbiamo qualche chance, devo dire. Abbiamo ancora 1:40, ragazzi, quindi qualche chance ce l'abbiamo. Siamo a un 90%, la nostra nave è praticamente full di vita, quindi buttiamo giù quel pistolone lì e forse ce la caviamo. Direi proprio di sì. Probabilmente non ce la facciamo a livello di tempo, ma vabbè, abbiamo ancora 1:20, quindi in teoria sì, ci vuole solo un po' di pazienza. Scheggia, va pure alla ricerca delle mosche, che sta venendo fuori che è una tua nuova passione, oltre che andare a camminare. Quindi ragazzi, molto bene, direi che abbiamo un 100%, quindi ottimo, direi ottimo attacco. Andiamo a fare fuori l'ultima difesa praticamente terrestre e aerea. E quindi siamo riusciti a completare anche questa base qui. La laguna delle mongolfiere non ci ha fatto paura, quindi bene che siamo andati a cambiare esercito, altrimenti il nostro golem col cavolo che ce la faceva. Ok, perfetto, e abbiamo fatto quasi 6.000 medaglie, quindi molto molto bene, ragazzi. Vado a scaricare le medaglie perché altrimenti le bruciamo. Adesso non so dove si possono andare a fare dei miglioramenti. Qua sicuramente buttiamo giù tutto. Torre bombardiera, ok, abbiamo finito. Quindi andiamo a fare l'ultimo assalto di giornata. Punta Dragone direi proprio di, neanche di andare a vederla, perché la odio. E vediamo Valle degli Stregoni com'è. Valle degli Stregoni, ma cosa dite? Proviamo questa con lo stesso esercito e pace, vada come vada. Ma sì, dai, vada come vada. Quindi andiamo ad attaccare con questo nostro esercito. E io direi di puntare da sta zona qua, a sto punto.
Ok, mettiamoci già delle mongolfiere. Ok, quindi qua ci mettiamo i nostri sgherri che fanno un po' di pulizia. Adesso la nostra nave dove vira? Vira per di qua. Ok. Oddio, forse non una grandissima mossa, devo dire. Non lo so, vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Adesso il nostro drago viene ammazzato veramente in maniera brutta, e anche la nostra nave, porca di quella brutta miseria. E vabbè ragazzi, abbiamo fatto molto molto male, devo dire. 3000 medaglie. E finiamo così. Finiamo così, tenendo in considerazione che abbiamo fatto un attacco da 1800 che potevamo tranquillamente fare 4000 come minimo, abbiamo chiuso a 22000 medaglie. Devo dire, niente male. Mi sono avvicinato moltissimo al mio record personale in questo weekend. E quindi, dai, tutto sommato molto bene, direi. Ragazzi, se vi piace questo format degli attacchi, degli assalti del weekend, lasciate un mi piace, commentate, e insieme al video settimanale sugli attacchi di Lega farò uscire anche un video sul weekend di assalti. Detto questo, ragazzi, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!